I know that I do believe we shall overcome. Liberi TV, siamo in compagnia del senatore Riccardo Pedrizzi, dirigente e componente del membro direttivo di Società Libera. Siamo qui a Parigi alla settima marcia internazionale per la libertà delle minoranze e dei popoli oppressi. Riccardo Pedrizzi, che cosa ci fa a Parigi oggi? Sono a Parigi perché era un impegno che avevo preso con la dirigenza dell'associazione, ma soprattutto per sottolineare che oggi non si marcia solamente per le minoranze oppresse negli ultimi tempi, come abbiamo fatto negli altri anni, ma in particolare per le centinaia di migliaia di cristiani massacrati, perseguitati, uccisi, seppelliti vivi in Iraq, in Siria e in particolare nel Medio Oriente. Oggi la notizia è questa, non è tanto delle piccole minoranze oppresse nei vari paesi dove vi sono dittature e regimi autoritari, ma è questa persecuzione sistematica che negli ultimi mesi sta vedendo addirittura seppelliti da vive donne, bambini, uomini e anziani in una parte del mondo, con la cosa più grave, il disinteresse dell'Occidente. Ho una domanda. Allora, Parigi, questa manifestazione, come negli ultimi anni, è sempre molto ben riuscita perché le varie comunità partecipano numerose, però io mi pongo una domanda: come mai i centinaia di migliaia di cittadini che dovevano essere qui non ci sono a Parigi, come a Roma, come a Bruxelles, come in altre capitali europee? Ma guardi, io dirò una cosa eretica, è paradossale che i cristiani, per far sentire la propria voce, visto il silenzio dei governi, degli stati, delle diplomazie, persino delle chiese, se non ci fosse Papa Francesco e prima di lui Benedetto XVI e Giovanni Paolo II a far sentire la voce su queste persecuzioni di cristiani, che dal 2008, dal 2000 si calcola che 100.000 cristiani vengono uccisi nel mondo, 100.000 cristiani ogni anno vengono uccisi nel mondo. È paradossale, la cosa eretica che dico è che noi dobbiamo manifestare, marciare insieme a rappresentanti di altre minoranze, che sono veramente delle minoranze nel mondo, e noi che rappresentiamo maggioranze, basta pensare che i cristiani in Etiopia sono maggioranze, pur essendo consistentemente presenti in quel paese vengono perseguitati, dobbiamo essere qui a Parigi per far sentire la voce dei cristiani. Ma la ragione c'è. L'Occidente ed in particolare l'Europa hanno un complesso di inferiorità, pensano di doversi far perdonare 2000 anni di storia, e quindi naturalmente l'espressione più nobile della civiltà occidentale, che è il cristianesimo, non viene più difeso. Grazie al senatore Riccardo Pedrizzi, componente del consiglio direttivo di Società Libera. Buona marcia. Grazie, buona marcia a tutti quanti noi.